Bene, buonasera. Non è proprio una puntata di Dentro la Rete, ma insomma, proveremo a farla assomigliare un attimino a quello che è il prodotto che siamo abituati ad offrirvi ogni settimana. Innanzitutto, buonasera. Come potete vedere, non siamo in uno studio televisivo, non siamo in una location che ci ospita come spesso accade. Questo è il salotto di casa mia. Quindi vi do il benvenuto innanzitutto da dentro la rete e poi in seconda battuta vi do anche il benvenuto a casa mia. È una situazione particolare. È una situazione particolare perché nessuno si aspettava di ritrovarci in queste condizioni. Se guardiamo addietro, anche di un mese, anche di poche settimane, davvero nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su questa situazione. Eppure, al momento siamo, costretti a giusta ragione a rimanere in casa, ad osservare una sorta di quarantena, al fine di tutelare tutti, noi stessi in prima persona, le nostre famiglie, ma non solo, specialmente poi con l'interesse di salvaguardare quelle che sono le fasce un po' più deboli, e quindi parliamo degli anziani, delle persone con qualche problema di salute pregresso, insomma, questo coronavirus del quale abbiamo già parlato nelle scorse settimane, magari in maniera un po' più leggera, ci sta davvero condizionando la vita, però ormai ci siamo abituati ad ascoltarle queste parole, è fondamentale restare in casa e noi giornalisticamente lo stiamo osservando oggi. È fondamentale restare in casa, uscire lo stretto indispensabile, quindi giusto per le esigenze primarie, fare la spesa, andare in farmacia, cerchiamo di rimanere a casa e sicuramente tutto andrà bene come siamo abituati ad ascoltare in questi giorni. Noi però parliamo di sport, insomma diventa difficile parlare di sport in queste situazioni, ripeto, non ce l'aspettavamo. Il campionato di calcio di Serie A si è fermato, la Serie D era già ferma la scorsa settimana, però non si riesce ad andare oltre, nel senso che in questo momento le preoccupazioni sono talmente ampie che lo sport, che per buona parte di noi è una zona predominante della nostra vita, in questo momento davvero ci interessa molto molto relativamente. Credo che come me anche voi ci stiate pensando da davvero poco. La situazione è paradossale, c'è da aspettare, da sperare che tutto vada per il verso giusto e poi per poi ritornare alla nostra vita. Quindi l'invito del sottoscritto, di Dario Gallitelli, ma di tutta la redazione di Cosmopolis Media è quello di restare a casa. Ve lo ribadisco, restiamo a casa, cerchiamo di stringere i denti perché alla fine sarà più bello riabbracciarci. La situazione la conosciamo tutti. Mi fa piacere però una cosa, voi lo sapete, noi cerchiamo di trattare i nostri temi in maniera scanzonata, fin dove possibile, perché è vero che ci presentiamo spesso come due cretini prestati al giornalismo, due perché io ovviamente parlo anche del mio collega, però oggi non riusciamo ad essere così poco seri come siamo di solito. Ci tocca mantenere un certo aplomb, un certo rigore. Mi fa piacere che al mio fianco, seppur non in maniera fisica, sia ritornato il collega di mille battaglie, tra virgolette, è tornato da dove, direte voi? È tornato dall'estero, perché lui per questioni lavorative è stato all'estero. Do il benvenuto simbolico, virtuale a Mimmo Frusi e mi farebbe piacere che proprio lui poi possa spiegarvi, anche in maniera piuttosto celere, come la si vive all'estero la cosa, insomma, lui che ha avuto modo di toccare con mano una situazione differente. Quindi io vi ringrazio. E passo, rimballo, no, rimpallo, rimpallo la linea a Mimmo Frusi, che ci spiegherà un attimo come stanno le situazioni, come sta la situazione anche vista dai suoi occhi, che è rientrato in Italia da poco. Mimmo, a te. Sì, ciao Dario, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue. E, come dicevi tu, è molto importante dare continuità al nostro progetto editoriale che sta facendo un grandissimo sforzo in questi giorni. Si sta lavorando in maniera continua e assidua per assicurare l'informazione dovuta ai nostri utenti, a chi ci segue. Anche per noi della redazione sportiva era ed è importante dare continuità al nostro progetto.
Come hai detto tu, vengo da un periodo particolare all'estero, negli Stati Uniti. Lì diciamo che la situazione fin quando ho soggiornato lì, insomma, era secondo loro sotto controllo, e però adesso anche loro sono un po' più preoccupati, stanno iniziando ad attivare delle procedure che qui in Italia fortunatamente sono state intraprese qualche settimana fa. Bisogna andare avanti, Dario, bisogna andare avanti e lo facciamo così, lo facciamo più che mai online, più che mai a distanza, ci atteniamo a quelli che sono i decreti nazionali e regionali, ma non vogliamo mollare. Andiamo avanti, cromaticamente parlando, guarda, sono fosforescente, ho messo questa felpa della Polisportiva 74020 proprio per ricordare le numerose puntate, le belle puntate fatte in studio, fatte anche quelle itineranti. Ho voluto mettere appunto questa felpa per ricordare quando ci vennero a trovare gli amici della Polisportiva 74020 che ci regalarono queste felpe. Ho voluto farlo di proposito, appunto per avere un ricordo positivo di quella che è stata la nostra avventura. Ma non ci fermiamo, Dario, non ci fermiamo, continuiamo ad andare avanti. Il periodo è particolare, difficile parlare di calcio in questo momento. Che dire, se vogliamo tenere il nostro standard di simpatia oltre che di sportività, dobbiamo dire che sicuramente è un periodo positivo perché il Taranto non prende gol da più di un mese, quindi questo è sicuramente un fatto positivo per noi. No, a parte gli scherzi, è un periodo particolare, molto difficile anche per il calcio. Per la Serie D, che è il mondo che ci riguarda più da vicino, siamo in pausa. Siamo in pausa e non sappiamo quello che ci aspetta. C'è una sospensione temporanea dei campionati, forse potrebbero riprendere tra qualche settimana. Si dovrebbero prevedere turni molto stretti. Si potrebbe giocare domenica e mercoledì, ma questo, ripeto, è nel campo puro delle ipotesi. Non sappiamo assolutamente niente e sicuramente, ripeto, questo adesso passa totalmente in secondo piano. Abbiamo dei servizi, Dario, da lanciare di amici, ex Rossoblù e non solo, anche altri editori che ci hanno mandato il loro contributo video. Allora, Dario, io manderei subito, se sei d'accordo, i contributi inviatici da Maurizio Raggi e Aldo Monza. Buongiorno a tutti i tifosi e non tifosi del Taranto, sono Maurizio Raggi, siamo qui in una giornata bellissima, una giornata di sole a Roma e come ben potete vedere anch'io sono a casa, sono qui come tutti quanti voi a rispettare le regole, le cose che ci hanno detto perché comunque sia è fondamentale per noi e per avere rispetto delle nostre persone, genitori, nonni e tutto quanto. Quindi dobbiamo fare un piccolo sacrificio e poi tutto ritornerà come prima, però mi raccomando, stiamo a casa e rispettiamo tutte le cose, tutto il decreto che è stato detto, insomma, cerchiamo di mantenere la tranquillità in famiglia e cerchiamo di non uscire perché va a nostro discapito, noi lo stiamo facendo e io vi auguro un mondo di bene e a risentirci in momenti più belli e più felici per tutti. Un abbraccio forte, Maurizio Raggi. Ciao a tutti, questo breve video per ricordarvi che il coronavirus è una cosa molto seria e da tale va trattata. Quindi rispettiamo le disposizioni che il governo ci ha dato e rimaniamo tutti in casa. Piano piano le cose andranno meglio e tutti insieme ce la possiamo fare. Ciao, un abbraccio, a presto. Ciao a tutti, stiamo attraversando un momento difficilissimo. Per venirne fuori bisogna fare il gioco di squadra. In questo momento il gioco di squadra è quello di stare in casa. State in casa, state in casa, ragazzi. Un abbraccio a tutti voi, vi voglio bene. Buon pomeriggio a tutti, amici. È con il sorriso che vi voglio dire, nonostante il momento di grande difficoltà, che dobbiamo restare uniti tutti insieme per contenere questo contagio, per sconfiggere questo virus. Io credo fortemente che per essere uomini veri non dobbiamo necessariamente essere campioni, ma basta orientare la nostra vita al bene degli altri. E cosa dobbiamo fare per voler bene agli altri in questo momento? Restiamo a casa, tutti insieme, senza ombra di dubbio, restiamo a casa. Un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti voi.
Questo il pensiero del nostro caro Mimmo, del quale devo dire la verità, ho sentito la mancanza in queste settimane. Ovviamente non ci siamo ancora visti perché lui è rientrato qualche giorno fa e entrambi stiamo osservando la quarantena, così come le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci vedremo presto, comunque ci sentiamo ogni giorno, poi dobbiamo parlare di calcio. Già detto, difficile, però abbiamo provato a interpellare quelle che sono le personalità di spicco anche del giornalismo tarantino. Ne abbiamo chiamate due a raccolta, due direttori, perché volevamo pareri autorevoli. Ognuno si presenta il suo, Frusi si presenterà il suo dopo, io vi presento il mio. È un piacere, come siamo soliti, insomma, annunciare i nostri ospiti. Poter ascoltare il parere su tutto ciò che sta succedendo in questo momento storico, il parere del direttore di Mondo Rossoblu, Roberto Orlando. Vai Roberto! Bene Dario, ciao, sono di nuovo Roberto Orlando, il direttore di Mondo Rossoblu. Cosa succede al calcio in questo momento in cui non si gioca, in questo momento in cui il pensiero è rivolto certamente all'epidemia del coronavirus e a tutta la nostra vita che è stata condizionata e stravolta da questa emergenza sanitaria, da questa pandemia? Tutto è fermo sul campo, ma nei palazzi si parla. Fra qualche giorno, il 23, ci sarà la riunione delle varie federazioni, per capire cosa sarà di Euro 2020. La posizione dell'Italia, qual è? Il presidente Gravina ha espresso, il suo pensiero, che è quello di chiedere il rinvio degli europei, che naturalmente si potrà giocare in un momento di maggiore tranquillità, ma allo stesso tempo di chiedere all'UEFA la possibilità di poter concludere i campionati, dare dei risultati, dei responsi alla Serie A, alla Serie B, a tutti i campionati e con diverse soluzioni. Se ci sarà la possibilità, si concluderanno tutte le giornate che sono ancora da disputare, altrimenti un'altra possibilità è quella di creare dei mini play-off e play-out per decidere chi deve andare in Europa e chi invece retrocederà in Serie B. Capitolo Taranto, tutto fermo anche in Serie D, ciò che non è fermo invece sono le parole. Il presidente Giove ha rilasciato qualche giorno fa un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia in cui, oltre a ripetere che la società non è in vendita, che lui lascia a gente che abbia le capacità economiche per poter dare solidità al Taranto, oltre a dire questo, il presidente Giove ha anche attaccato l'APS Taras, dichiarando che non hanno mai dato una mano alla sua società. La risposta della PS Taras non si è fatta attendere ed è stata dura anche la risposta del Trust Rossoblu. Quello che a noi preme sottolineare è che si lavori sempre per il bene del Taranto, con o senza alcuni attori. E a proposito di chiedere con o senza, apriamo un altro breve capitolo che è quello legato proprio alla vendita della società. Giove ha detto in tutti i modi che la società non è in vendita, che lascia solo a gruppi grossi che possono dare continuità a questo Taranto, però dall'altra parte iniziano ad arrivare anche delle offerte. E se l'amico di Massimo Giove, l'ex direttore generale del Taranto, Vittorio Galligani, ha gestito la trattativa per rifiutare l'offerta della cordata Tiglia, dall'altro lato ci pare di capire che si muove qualcos'altro, i nomi sono sempre quelli, Canonico che a Bisceglie sembra si sia svincolato e sia tutto in disarmo, dall'altro lato escono intanto i nomi come i funghi di Campitiello, di Blasi, ma bisogna vedere effettivamente quanto siano veritieri questi nomi. Certo è che possiamo affermare che se arriva un'offerta che piace a Giove, Giove potrebbe lasciare. E questa è già un passo avanti rispetto a dire che la società non è in vendita nella maniera più assoluta. Dall'altro lato però c'è da capire qual è il progetto di Giove per le prossime stagioni, tenendo conto che bisogna ancora finire questa, continuare con i giovani, allestire un'altra corazzata e si spera questa volta che possa riportare al risultato sperato della promozione, chissà. Nel frattempo noi siamo tutti fermi e quello che possiamo fare è ipotizzare. Rimaniamo a casa, non ci muoviamo, noi continuiamo ad aggiornare per quello che è possibile aggiornare con le notizie del Taranto, con le notizie del calcio, con tutto ciò che viene dalle altre categorie. Rimanete sempre anche a seguirci su mondorossoblu.it. Un saluto a tutti i tifosi e forza Taranto!
Perfetto, ecco, queste le parole del direttore di Mondo Rosso Blu, Roberto Orlando. Come vi ho anticipato, anche Frusi c'ha qualcuno dall'altra parte. Passiamo la palla a Frusi così che lui possa presentarci il suo ospite. Vai, Mimmo. È bellissimo vedere che chi, nonostante ormai è distante da Taranto, da tanti anni, ha sempre un pensiero positivo e un pensiero propositivo anche per la nostra città e per la nostra realtà e a questo punto anche per l'Italia intera. Quindi è importante far capire come lo sport può essere sicuramente, ripeto, appunto importante per, in questi momenti, i personaggi più o meno noti, del mondo sportivo e calcistico in questo caso lanciano messaggi sicuramente, fondamentali, in questo momento drammatico per la nostra nazione. Dario, che dire, non solo calciatori, ma abbiamo interpellato anche, come hai detto tu, esimi colleghi giornalisti. Abbiamo un contributo che è già lanciato, che è di Roberto Orlando di Mondorossoblu, ma non solo lui, ci ha voluto mandare il suo contributo video anche Dante Sebastio, direttore di Blu Note, nostro grande amico, che andiamo subito a vedere. Ciao Dario, un saluto a te e a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando. Cosa dire? L'emergenza coronavirus è abbastanza grave, ha bloccato tutta l'Italia ed era giusto che anche il calcio si fermasse, che dicesse stop alle partite. Lo ha fatto preventivamente la Serie D, poi si sono accodate con non poche polemiche anche la Serie A, la Serie B e la Serie C. Credo sostanzialmente che sia giusto il fermo di tutte le attività sportive, perché in questo momento, onestamente, in piena emergenza, parlare di calcio è abbastanza inutile, anche perché, voglio dire, c'è gente che lotta tra la vita e la morte, c'è gente che è in isolamento e quindi è anche giusto che i calciatori, pur pagati, profumatamente, soprattutto quelli di Serie A, si siano fermati per rispetto nei confronti di chi è in prima linea in questo momento, vale a dire i medici, gli infermieri, le OSS. Quindi parlare di calcio adesso è veramente riduttivo, quasi inutile. Ritengo che lo stop, ripeto, sia assolutamente giusto. In questo momento si sta pensando, soprattutto i vertici della FIGC, a quando riprendere i campionati. Ecco, quello che dico io è prendiamoci tutto il tempo che vogliamo. Anche perché, questione di ore, anche il campionato europeo sarà posticipato. Si parla di dicembre, si parla di giocarlo nel 2021, ed è una delle decisioni più sagge che si possa prendere. Quindi prendiamoci tutto il tempo che vogliamo, sconfiggiamo questo virus, dopodiché riprenderemo tutte le nostre attività, compreso il calcio. Per quanto riguarda il Taranto, anche da questo punto di vista dobbiamo fermarci. Si è parlato molto di trattative per l'acquisizione della società. Abbiamo capito che Massimo Giove non intende vendere. Ovviamente, noi ci auguriamo che il suo progetto non venga ridimensionato, perché una città come Taranto in Serie D non può permettersi di ridimensionare un progetto, bisogna sempre puntare a vincere. Ed è chiaro che bisogna farlo in tutte le maniere possibili. È chiaro, in questo momento anche noi giornalisti sportivi ci stiamo prendendo una pausa, per quanto riguarda, le vicende del Taranto, stiamo seguendo marginalmente, però è chiaro che, quando tutto sarà finito, torneremo a chiedere a Giove, quali sono i suoi progetti, cosa intende fare per il futuro, come intende programmare la stagione futura e soprattutto che intende fare di questo Taranto. Queste domande per il momento sono soltanto rinviate a quando l'emergenza coronavirus sarà finita. Quindi ci prendiamo tutti questa pausa, dopodiché, torneremo anche noi sul fronte e in prima linea a chiedere spiegazioni. Ringraziamo anche Dante, ci rendiamo disponibili anche per la sua testata, insomma, per questi scambi di video, scambi di opinioni che purtroppo non possono avvenire in maniera fisica, personale, ma attualmente solo con dei video, dei contributi audio. Dario, che dire, concludiamo veramente con l'auspicio di tornare quanto prima in studio, quanto prima itineranti. Tornare a fare quello che ci compete e quello che ci piace, parlare del calcio, del Taranto, in particolar modo a modo nostro.
In questa puntata abbiamo voluto evitare appunto di vari contributi simpatici che ci hanno contraddistinto negli ultimi anni, però credo che effettivamente sarai d'accordo con me, non è il momento di fare ironia, è il momento di rimanere seri e soprattutto Dario, diciamolo anche noi nel nostro piccolo, è il momento di stare a casa. Ragazzi, dobbiamo stare a casa, non è cosa semplice, di dire sì, vabbè, ma lo dicono tutti, noi facciamo il nostro. Dimostriamo attraverso questa puntata fatta in totale emergenza la nostra voglia di andare avanti, la nostra voglia di non fermarci, ma di lavorare da casa. Si può fare, chi lo può fare deve continuare a farlo, non deve abbandonare i propri progetti, non deve abbandonare le proprie famiglie. C'è chi in passato ha fatto guerre, è andato in guerra, a noi viene chiesto solamente di restare in casa per qualche giorno. Facciamolo perché ne va davvero del futuro nostro, delle nostre famiglie. Dell'Italia intera, della Puglia, di tutti. Quindi, ragazzi, stiamo in casa e ognuno deve dare nel proprio piccolo il giusto esempio. Noi speriamo di averlo fatto, speriamo di avervi intrattenuto questa mezz'oretta, insomma, con poca ilarità, ma tanti contenuti positivi. E niente, ci riaggiorniamo e ci rivediamo alla prossima puntata di Dentro la Rete. Ricordiamo che potete seguire chiaramente Dentro la Rete su Cosmopolis Media e anche sulla pagina del dodicesimo uomo Taranto Club. Ciao ragazzi. Ecco, questo quindi anche quello che voleva raccontarci, quello che aveva da dirci il direttore di Blu Note, Dante Sebastio. Avete avuto modo di vedere anche che Frusi ha lanciato dei video, abbiamo una sorta di campagna di sensibilizzazione a tinte rosso-blu, perché in questi giorni avete visto tanti volti noti invitarvi a stare in casa. Noi parliamo di calcio e quindi abbiamo provato a raccogliere sotto il nostro tetto, nel vero senso della parola, qualche parere illustre del calcio ionico. Abbiamo cercato qualche vecchia gloria, come avete visto nel servizio che vi ha mandato in onda Mimmo Frusi. Anche io, grazie alla collaborazione del buon Antonello Ingenito, ho trovato qualcuno che ci tiene a farvi presente che è importante rispettare le regole. A questo punto io vi saluto, perché dopo la mia chiusura vi guarderete le tre sorprese che abbiamo preparato, i tre contributi che abbiamo preparato, però prima di salutarvi vi chiedo per quanto possa essere importante, per quanto possa essere possibile, vi chiedo massima coerenza, massima serenità, massimo rispetto di quelle che sono le regole che ci sono state imposte, solo così potremo uscire velocemente da questo, velocemente, speriamo velocemente dalla situazione che stiamo vivendo solo adesso. Il servizio che mando riguarda tre ex rosso-blu che vanno a sommarsi a quelli che già aveva presentato Mimmo Frusi. Io li ho scelti, Frusi, ho dato a Frusi quelli che erano più vicini alla sua età e mi sono tenuto caro invece Giampaolo Spagnuolo, Piero Caputi e poi Enzo Maiuri, che saluto in maniera particolare. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questa puntata molto ridotta di Dentro la Rete. Ovviamente, ripeto, non abbiamo potuto offrire quello che è il solito servizio giornalistico sportivo e alle volte anche ironico che di solito offriamo, però ci è sembrato giusto continuare in quello che è il nostro rapporto fiduciario, in quello che è il nostro rapporto che ormai va avanti da quasi 2 anni. Rimanendo seri una volta tanto, provando a rimanere seri, cercando di essere da monito nei confronti di chi ci guarda e quindi invitando tutta la popolazione a rimanere a casa per senso di responsabilità e poi soprattutto per provare a tirare un attimino la testa fuori da quelli che sono i problemi di ogni giorno, perché siamo alle prese continue con bollettini che sembrano essere, anzi che sono a tutti gli effetti, bollettini di guerra. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sperando di poter avere una situazione già migliore sotto il profilo numerico e poi a quelle che saranno le puntate, quelle vere, quelle reali di Dentro la Rete. Alla prossima! Ciao ragazzi, mi raccomando, restiamo a casa. Io sto a casa, fatelo anche voi. È un momento difficile questo, bisogna rispettare le regole. Restiamo a casa, tutti insieme ce la faremo. Andrà tutto bene, forza Italia. Attraversiamo un brutto momento della nostra vita, è come se fossimo in guerra. Una guerra fatta contro un nemico invisibile, questo virus che in alcuni frangenti si è manifestato anche abbastanza pericoloso.
Abbiamo soltanto un'arma per poterlo combattere, e quello di rimanere in casa, non uscire ed evitare la propagazione appunto di questo virus. Io vi esorto appunto a rimanere in casa. Cerchiamo di trovare degli interessi, non è facile cambiare le abitudini, però dobbiamo farlo per il nostro bene. Quindi, ancora una volta, rimaniamo in casa. Un abbraccio e speriamo di venirne fuori il più presto possibile. Buongiorno a tutti, stiamo vivendo in Italia un periodo particolare, un momento probabilmente al quale nessuno di noi era preparato prima e che nessuno di noi ha vissuto prima. Dico che in questo momento è importante attenerci tutti quanti alle disposizioni ministeriali circa la prevenzione per la diffusione di questo virus. Detto questo, il mio pensiero va ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, che dimostrano che probabilmente la vocazione è molto più importante di una semplice attribuzione di un lavoro, per cui onore a loro che sono in prima linea a lottare contro questo virus. Poi un piccolo pensiero lo rivolgo anche alla paura che attanaglia tante famiglie. Non serve a niente avere paura, perché la storia dell'Italia insegna che nei momenti di difficoltà tutti noi italiani ci siamo ritrovati insieme e soprattutto ci siamo ritrovati più forti l'uno dell'altro. Il mio augurio è quello che tutto passi più in fretta possibile e si ritorni a parlare delle cose che fanno piacere a tutti. Ciao Antonello, ciao amici miei di Taranto. Sono Vincenzo Rubino, il vostro amico. Vi mando e faccio questo video per esortarvi a fare come me, a rimanere a casa, perché per combattere questo virus bisogna restare a casa. È l'unica maniera per debellarlo. Vi saluto tutti con un grande abbraccio virtuale. Vi voglio bene. Ciao.